Voi siete in Umbria e la macchina è completamente made in Umbria. Esattamente, noi siamo in Umbria, a Trevi, e la macchina è stata completamente progettata e realizzata lì da noi, e anche tutta la componentistica, dall'impianto frenante al telaio, agli interni e quant'altro. Immagino che avete già fatto un target, un prezzo stimato quando verrà venduta, e probabilmente, almeno di solito succede con questo tipo di vetture, sarà a edizione limitata. Assolutamente sì, è una macchina a edizione limitata, sarà costruita in 25 esemplari, tutti numerati, quindi con questo diamo la garanzia dell'esclusività del prodotto, che ne verranno prodotte soltanto 25. Ad un prezzo target di 1,5 milioni. Ecco, mi diceva lei informalmente, quando abbiamo iniziato a parlare, che di famiglia voi costruite veicoli, sì, ma soprattutto veicoli del tipo trasporto persone. Esatto. Dal 1960 mio padre ha iniziato con questo lavoro, io l'ho sempre seguito in azienda, e abbiamo costruito ad oggi oltre 1500 veicoli per trasporto persone. Poi abbiamo diversificato anche l'azienda nel corso degli anni, abbiamo prodotto anche dei velivoli ultraleggeri acrobatici. Oggi abbiamo una bellissima aviosuperficie lì in Umbria, dove c'è la scuola di volo, l'officina, l'hangaraggio, insomma è una delle poche aviosuperfici attrezzate in Italia. E questo è il sogno del cassetto? Questo è il sogno del cassetto, più volte tirato fuori dal cassetto, partito nel 2004. E poi per varie vicissitudini non è andato a buon fine, e 3 anni e mezzo fa siamo ripartiti e oggi siamo qua. E qui io so che voi non vi fermate mai, voi in generale chi costruisce vetture, chi pensa alle vetture, quindi c'è un altro cassetto? Sì, stiamo sviluppando già in previsione di costruire le 25 PJ01, stiamo già pensando a degli aggiornamenti, a delle versioni magari leggermente più estreme. Ma poi lo vedremo in futuro questo.